E il primo custom map sarà Tomb Raider della Popolacata. Ti va bene come nome, stronzo? Non ti va bene la mappa, devo cambiarla? Tanto mi è morto il joystick. Ma ci sono i richini! No, basta! Best map ever! Cazzo, così il richino subito mi ha sparato. Irlanda. Ah, ma è un livello. Oddio. No, capolavoro. Capolavoro. È ispirato alla mappa dell'Irlanda di Chronicles. Che bello che è Clo. Guarda i ricchini che vengono a picchiarmi. Che carini, cazzo. No, sei troppo carino. Ti porto a casa con me. Adottalo, Lara. Adottalo, cazzo. Li mettiamo al posto del maggiordomo. Va bene. Sei ispirato all'Irlanda, allora sarà una figata sta custom map. È già la mia preferita best endeavor. Mi ricordano Gomboni, no, no, povero Gomboni. Sono dei piccoli Rickfoot con la panzetta, tutti albini. Ma che carini che sono. Cercano anche di picchiarmi, guarda. No, no, mi prendono. Andiamo. Ok. Però non mi sembra l'Irlanda. Cioè, se non fosse per i richini. L'oste è quella dell'Irlanda, però, sì. L'oste è quella. E vabbè, ma quanto grandi sono sti spazi? Dove devo andare? Ma stiamo scherzando, è già enorme la mappa. Cosa cucini alle 9 e un quarto, Clo? Cosa cucini di bueno? C'è anche il mulino? Ma spero non sia un copia e incolla della mappa, però per adesso. Oddio, quel mulino lì è quello dell'Irlanda, però. Allora. C'è una porta che si apre da sola là sopra, creepy. E quello? GG allora, Clo. Niente, gliel'ha detto, cazzo. No, però mi ha già rotto le palle, ragazzi. Cioè, non. Ha fatto 8.000 stanze. Ha fatto 1.000 stanze. Io come capisco a dove devo partire adesso? Ma perché non siamo più in grado di fare una cosa lineare che sia una, Cristo? Dobbiamo sempre fare mappe enormi dove impazzire. Lineare è bello. Alla fine di questo video ti sentirai più fo', minchia. Vabbè. Saltino. Che ti incazzi appena senti vegano? No, no, non mi sono incazzato.
Mi fa ridere perché penso a Moro. Sento di... Vabbè, questo serve per tornare indietro, mi sa, no? No, nemmeno, invece sì. Ok, quindi se mi fa tornare indietro vuol dire che devo fare anche qualcosa indietro. Moro è vegano. No. Direi proprio di no. È un macellaio mancato, Moro. Non siamo stati lì, eh. Ok, questo è il punto di partenza. No, no, perché? Cosa ho fatto? Non ho detto niente. Che cos'è sto menu bianco? La luce, ah! Ma che... Oddio, quello è il tizio a cui metti il cuore nel petto? Però non era attaccato ad un albero e non era cattivo. Adesso mi dice che è cattivo. Sì, direi proprio di sì. Ah, eccolo qua il cuore. Aiuto, mi vuole picchiare. Non lo riesco a prendere, mi sposta. Mamma mia! Mi tocca. Non mi toccare. Non c'è altro qui. Ah, però lo ha animato bene, eh? Perché sto coso mica era animato prima. Vai. Ok. Quindi... Ma lo puoi fottere il lavoro, la tipa, insultarlo, ma non dirgli mai che sei vegano. ma lo sa che è vegano, Tom. In teoria siamo venuti da qui noi prima, no? Sì. Ok, però mi sa che anche sotto c'è la roba da vedere. Però il cuore, io lo... Dove lo mettevamo? No, il cuore non lo mettevamo nell'albero, lo mettevamo in un buco per aprire una porta. Beh, è spoglia però sta mappa, è veramente spoglia. Carine le motte di Albi. Ok, qua non credo ci sia più niente, eh. È già la seconda volta che sbatto lì, prima o poi muore. Però posso andare o mi trancia? Non dovrebbe tranciarmi, non ha mai avuto un'animazione del genere. Perché ti avvicini di là? Lara, voglio salire qui. Lara, non fare la... niente. Non buono. Ok, finiamo di vedere qui.
Questa è finta. Questo abbiamo scoperto che serve per tornare indietro. Questa è quella di prima, eh? No, non l'apre. Lo sapevo che ci bloccavamo subito, come ho visto che la mappa era enorme. Vai a capire come devi muoverti se ti metto una mappa che è lunga 5 km. Basta quella musichetta di merda perché è uscita fuori nella pre-live, adesso mi è rimasta in testa. Cosa faccio con gli occhi? C'è un modo per andare là sopra? Sì, disperso così subito, no, cioè ci fosse arrivato gradualmente a svelarti la mappa, te l'ha buttata tutta così subito. Adesso vai a sapere cosa devo fare. Il problema è questo con le custom map, è per quello che non è che mi ci metto tanto a farle. Per carità, ci sono carine, potrebbero uscire cose carine, ma sei nella mente di una persona sola. Questo non ha avuto uno lì a fianco che gli dicesse: no, guarda che questa idea tua fa schifo. Non fare questa cosa in questo modo, lascia stare, nessuno gli vai a dire. Non c'è nessuno che controlla queste persone pazze. Madonna, se c'era Ciro, il più bello di Twitch Italia, cazzo. Troppa bellezza tutta insieme, aiuto, non ce la faccio. Guarda Lara, adesso si spoglia perché è arrivata Ranciro. Perché qui c'è un muro invisibile. Minorenne, shh. Se tu non lo dici, nessuno lo sa, Ranciro. Allora c'era altro da fare qui perché lì non c'è niente lì sotto. Lì non c'è niente, ho visto dappertutto. Che devo fare col cuoricino? Lo do ad Arancir. Per il suo compleanno.
No, no, siamo di nuovo qui e anche qui non c'è niente. Faccio? Gli lancio il cuore nel cortile? È un lancio lungo, Lara? Magari Halloween. Fai dolcetto scherzetto. Se ti dico uno scherzetto, gli lanci il cuore. Cioè, lettura ed è letteralmente l'unica cosa bella di sta mappa, i piccoli Ricky, eh. È arrivato Valenino. Oh, ma qui c'è una torcia. Ci sono tante torce. Ah, per i piccoli Ricky. Mandarli via, no? No, se ne sbattono i coglioni. No, non è per i piccoli Ricky, allora. In teoria dovrebbero. Uno mi ha appena cavalcato. In teoria dovrebbero allontanarli la torcia. Dopo qua tutto. Cazzo, incendia! Niente. Sto per bocciare la mappa, ragazzi. Sto per rage quittare. Sto per rage quittare. Hanno accettato anche sì, lo so, ci hanno messo solo 4 giorni. Da quanto sei bloccato così, da inizio live. Mi hanno sparato una mappa uber gigantesca con 10.000 zone. L'unica cosa che ho trovato è un cuore e non riesco a metterlo da nessuna parte. E ciccia, e non trovo altre strade, non trovo altre cose. Minchia, ha fatto una mappa che è grande 10 km. Ma perché vai avanti se c'è la visuale, Lara? Gesù! Gesù! Tocca. Non è che lo devo dare lui il cuore. Lo prendo glielo. Vabbè, dai, no, scusa. Se l'avesse voluto lui l'avrebbe preso, cazzo, le ali e ginocchia per piegarsi e prenderlo, no? Hai esagerato, Bomboni, hai esagerato tantissimo. Vediamo se sono proprio più inutile di MGS5, te. E le torce non so se. Che serve la torcia? No. Cioè, non c'è mai stata la funzione di premere X su un nemico e di mettergli qualcosa, sarebbe un po' una stronzata. Com'è una stronzata se devo davvero andare avanti così, eh? Se io devo davvero fare questa cosa per andare avanti. Non lo so, banno uno di voi. Banno Ken, ovviamente. E poi Arta.
No, mi sa che bisogna davvero fare sta cosa. Vabbè, ma io come. Cioè, ma l'ho vista per puro caso. Ma dai, sarà un segreto. Non è un segreto. Ma dai! Monete! Ma che monete? Ma de che? Ma come monete? Mi sa che Ken è già andato via. Allora niente, devo bannare Arta. Cioè, mo devo anche vedere se ci sono delle fessure. No. So io come levarmi questa musica dalla testa, ragazzi. Vediamo se è andata via. Diglielo, Star, diglielo. Pam para pam 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 pam. Ok, è andata via. È subentrata questa. Guarda qui. No, 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 ah, 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 ok. Non mi ha preso, GG. Ok. Minchia, erano in due pure. Che tasti strani ho messo, solo perché non ho L2 R2. Devo premere L3. Cosa c'è, Valinino? Brodini, valido questo tu Brodini Command. Non era Brodino. Era Brodino, non Brodini. Prova il cuore. Ok. E dove cazzo è? Dan 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 dan. Ah, era per il GB che tengono il partito. Ah, perché hai messo il G-Bait, Valenino, dovevi farlo senza. Ah, ok, è aperto qui. Quindi lì c'è morte. Ah! Ah! Ah, è disperazione? Bastardo. Bastardo. Cos'è? Però aspetta, in Tomb Raider 4 non c'erano queste freccine qui, le ha aggiunte lui. Sono le freccine del 3.
Ma in realtà manco l'Irlanda era nel 4, era nel 5, però vabbè, il motore grafico del 4 e del 5 sono molto simili. Non ce l'hai fatta, Vanni, è rimasta quella. Che è questa stanza? Capito. No, capito lì. Vedi? Clovis può fare 3 Underworld. Peccato che ci abbia un cooldown di 24 ore Underworld. No, le combinazioni no, devi essere stronzo malato. Merda. Seccato? O dovevo semplicemente premerli tutti e tre? No, che succede? Lava. È la lava del 2 questa. No, nemmeno. Ah! Ah! Mancano 2 ore, poi mi regali e ci pagato da Ken. Non lo so se era un puzzle o se dovevo solo spingerli tutti e tre. Perché non ho mica visto tracce di soluzioni. Una merda varia. Riesco più a fare la clip, non mi prende più la sua tempo di selezione, mi fa la clip di 87 secondi. Ma sai che succede anche a me, Ranciro? Sai che succede anche a me? Per farle. Perché sono tornato a clippare una cosa su una live vecchia. E porca troia, non mi dà più il minutaggio giusto. Però solo sulle live vecchie, non ho ancora provato in diretta. Non capisco. Sono chiuso qui, ma hanno chiuso la porta, quindi devo fare qualcosa qui per forza. No. No. Non c'è una sega. Comunque sì, si droga, ti dice a voglia. Mamma mia. Cioè,
C'è qualcosa che voi vedete che io non vedo? L'ho fatto. Ah. L'arpa dobbiamo trovare comunque, l'arpa. Dobbiamo trovare arpa. Ho capito, siamo qui, però. Magari non è che è un pulsante a pressione, quello. Perché la porta qui è chiusa, io non posso tornare indietro. No, è un pezzo di marmo. Arpa igienica. Ah, Arta. Arta. Babbabio. Forse si arrampica su sto masso. È l'unica che sia un pulsante a pressione. Però non usano i pulsanti a pressione da Tomb Raider 1, mi sa. Ah! Ah! Sembra strano che l'abbiano fatto adesso. Non è scalabile, no. Sono sbagliato dove sei appena saltato. Qua. Visto qualcosa? Verso il basso facenti a testa una leva. Qua. No, la porta è chiusa, quindi non è un pulsante a pressione per riaprire la porta. Vabbè, se è semplicemente una trappola per bloccarti qui perché hai sbagliato la combinazione, io quitto, eh. E la lava fa cagare, tra parentesi. Cioè, conoscendo l'Irlanda, questo è il gesso, quindi forse dovrei usare il pezzo di gesso, ma non ce l'ho. Ma è l'unica cosa che mi viene in mente al momento, Aranciro, non. Cioè, mi ha dato veramente un motivo per quittarla sta mappa, eh. Cioè io non lo rifaccio, non è che abbiamo fatto tanto, ci metto letteralmente 5 minuti attorno a qua, ma non lo rifaccio per ripicca. Cioè vaffanculo. Già la mappa mi stava facendo schifo.
Hai avuto anche il coraggio di chiamarla Irlanda, bastardo, cane. Fanghi il nome della vera Irlanda di Tomb Raider Chronicles. Ah, cosa? Non ho capito. Non ho capito. Quindi avevo davvero sbagliato. Sì. La combinazione sbagliata, ragazzi. Non abbiamo trovato nulla. Ora farò questa, si aprirà di nuovo. E se è quella giusta, troverò qualcosa. O sarà successo qualcosa. Il punto è come cazzo faccio a sapere qual è quella giusta? Non si è chiusa stavolta? E invece no, non si è chiusa. Forse è quella giusta? Nope. Pulsante a pressione. Ciao Enzo. È davvero un pulsante a pressione che resetta la porta. Però si è sentita anche una leva. Forse erano le tre leve che... i tre pulsanti che tornavano al loro posto. Tutto Lego. Tutto Lego. Eh sì, resetta i pulsanti. Ah! Ah! Oh, non possono essere tante le combinazioni, oh, sono tre pulsanti. Proviamo 2-1-3 stavolta. Il problema è che non so se deve succedere qualcosa da qualche altra parte. Deve essere la soluzione da qualche parte. Ta na 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 na. Ta na 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 na. Ta na 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 na. Se invece fosse tutto a caso, non credo. Nessuno sarebbe così pazzo da farlo, bomboni. Dai, gli avrebbero rimosso la mappa, su. Cazzo, stai in un sito, la gente le vota, ste cose. Il punto è che non ho idea di dove potrei cercare la soluzione.
Cioè, ci sono dei disegni sui pulsanti, ma quei disegni non li ho mica visti da altre parti. Che lo spoileriamo? Vabbè, sì. Se c'hai voglia di cercarlo, buoni se. Ma vai a cagare, un po'. No, i video ci sono per forza, ragazzi. Una delle mappe più. No, in realtà è nuova sta mappa. Non ho ben capito, perché dovrebbe essere sempre del concorso Classici 2019. Qua che c'è? Un segreto, ok. Questo era un segreto, ci sta. Come si chiama? The Art of Dagda. Dagba, Dagda, con la D. Sì. The Arpa of Dagda. Sarebbe stato geniale mettere la soluzione in una delle finestre. Le dovrei fare io ste mappe, mica loro. The Art of Dagda. Tre simboli da nessuna parte, ragazzi. Non qui. Ah! Sti tre simboli. Poi cos'è? Un cane? Un cervello? E gomboni. Non lo so. Non lo so, non lo so, non lo so. Neanche qua ci sono simboli. Questa la conosciamo bene, ormai a distanza. Lascia Arta la soluzione. Vai, Arta, dimmi la sequenza, su. Questi sono 3-1-2. Sarebbe stata la mia prossima combinazione. Sarebbe stata la mia prossima combinazione se l'avessi fatto continuato a fare a caso. Pensa a te. Cioè, si può anche vedere cosa fanno i pulsanti? Eh no, ma me li fa ripremere. Che sì, non immagino che vada via, la porta è chiusa, ragazzi. E va a sinistra. Ok.
Ah, si è aperta questa, ok. Ma lì siamo stati? Sì. Oh, qua, aia. Grazie, belloni. Continuiamo su sta mappa. Molto larga sta mappa. Però qua trova una torcia per te. Vabbè, la torcia la posso tornare a prendere, ce ne sono milioni. Però serve davvero, la usa solo per illuminare. Serve, allora su, cagomboni, cazzo. Ti ripiego, gomboni. Calma, eh. Non lo porto, Zopark, smettila. Smettila di memare con quel gioco, cazzo, deve finire sta storia di Zopark. Aspetta, noi siamo già stati qui, no? No, ok, è un posto nuovo. Oh, bro. Bomboni mod, bomboni è sempre stato mod. Sì, però vorrei anche capire come facevo a sapere che era 312, eh. Cioè, era davvero a caso? È un po' una stronzata. I miei fottuti occhi! Ah! Sono dentro una tomba. Minchia, ma che cazzo hanno ucciso qui? Hanno ucciso The Rock. Un altro The Rock. Questo è il The Rock di Doom. Ah no, aspetta, solo metà. Ah, allora è Norisawa. Voglio uscire, ho paura. No, vabbè, vediamo. Gomboni è mod anche nella vita vera. Infatti fa lo sbirro, Gomboni. È una fottuta guardia. Minchia, se mi sono preso a male. Qua serve la torcia. Qua sì, serve la torcia. Però non posso portare la torcia di inizio livello, devo per forza trovarne altre. No? Guarda gomboni. Il darkness and silence, true gomboni. Carina la leva così. Questa è la short cut, ok. Riesco a portare una torcia da qui? C'è la cascata in mezzo, come faccio?
What a thrill in my heart. Eh no, non la posso portare da qui. Devo aprire un'altra shortcut, mi sa. Proviamo a portarla spenta, magari troviamo del fuoco lì vicino, qualche parte, magari non l'ho visto bene. Però mi sa che non me la fa portare manco da spenta. Ma hanno anche il pelo in mezzo alle gambe. Ah, che mi spingono nel fuoco. Aia. Piccolo Ricky. Vedi, devo aprire anche questa. Boing. No, no, va messa qui secondo me. È abbastanza palese. Torniamo lì, vediamo se troviamo un'altra leva. Le monete non ho ancora capito che servono, abbiamo anche delle monete noi. Go go gomboni, go go gomboni, go go gomboni, go gomboni. Ecco, deve essere quella. C'è la leva a fianco, ve l'avevo detto, voi non mi credevate, mi dicevate tutti che ero pazzo, invece no, avevo ragione io, bastardi! No, tu sei pazzo. I'll give my gomboni, not for honor, but for you. Gastino eater. Guarda là. Che cazzo ho droppato? Ah! Ah! Croce. Ma dai, davvero? Devi per forza scrivermelo? Abbiamo dei soldi e una croce. Queste tombe non me la raccontano, giusto? Tiri ti 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 ri pa 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 pa. Ah, ok. To, via i soldi. Se qua va la croce sbrocco, eh. Fuck, non va la croce.
servono altri soldi? La croce va lì, eccolo lì. Ma no, due croci servono. Dice Ricky. Bomboni ho paura, abbracciami cazzo. Manca qualcosa, mancano altri soldi. Trovare i soldi in una tomba sarebbe sensato. Madonna, sto raffreddore! È tutta colpa di Aranciro. È tutta colpa di Artino. È tutta colpa di Gastino. Grazie, Gomboni TV. Guarda, guarda, Arancino magia, plaf. Hai visto? Mamma mia. Secondo me bisogna fare qualcosa con le tombe. Quegli scheletri lì non me la raccontano giusta. Io però abbiamo finito di vedere, beh. C'è sta finta scala. Dovrebbe essere finta almeno. Sì. Non ho mancato niente qui, no? Ma proprio niente. Questo sembra un altro pulsante a pressione. Ok, andiamo alle tombe. Penso che quando inizio le ferie natale tu lavorerai. Non so ancora, sai, Arancino. Cioè, mi devono chiamare tipo un mese prima. Siamo a fine novembre. Se ancora non mi dicono nulla entro una settimana, mi sa che non mi prendono mica per le vacanze natalizie, eh. Però vediamo. Cioè, c'è gente che ha, cioè, gli hanno fatti lavorare anche il mese scorso e anche a inizio mese, mi pare che alcuni lavorino. A me non mi hanno chiamato per nessuna delle due. Mi sa che di sto passo mi chiamano direttamente per l'estate e basta. Perché è tutta colpa di Kennino, anzi Wontino. No, non c'è niente nelle tombe. L'unico buco è quello. Vi ricordate Sasuke? Quale Sasuke? Roba che dondola lì dentro. Vabbè, Sasuke quello vero, mia sorella, perché c'erano i drogati che chiamavano Sasuke anche mia sorella, poi te.
Non so di quale Sasuke parla. Cioè, il Sasuke quello vero è su Telegram, è sempre lì, Arancino. Sei tu che non ci sei su Telegram. Sasuke è sempre lì, ha anche fissato il messaggio di questa live poco fa. Non passa mai qua, no, non c'è più lo sbattimento. Passava quando c'era Lady, quando c'era Epic, quando c'era quel drogato di Zysak. È andata via quella gente, è andato via pure lui. Però ogni tanto passa a salutare, ogni tanto, una volta al mese almeno. Guarda Ricky che mi aspetta lì davanti al cancello, mi sa che devo andare da lui. Cioè, le altre monete potrebbero essere ovunque. Un casino sta mappa, ragazzi, è veramente un casino, è enorme. Ora non so neanche dove iniziare a tornare a cercare se devo uscire da sta zona. Ma qua non c'è più niente. Se torno ancora dove dei mulini impazzisco, ragazzi. È un supplizio sta mappa. Ha voluto fare una zona enorme, tutta vuota, fastidiosa, brutta, copiata. Poi perché la croce era dentro l'albero lo sa soltanto lui. Tutto nascosto, tutto censurato. Vuoi spoiler? Spoiler, vai. Non si fa capire sta mappa. Porta un simbolo esoterico, lei è aperta. No. Come si apre? No, qui ci sono i ricchi. Porta stava qua, tipo. Eccola là. È dove ti aggrappi andando al fondo nella parte in cui Lara cammina a quattro zampe sulla parete al lato.
Non ho capito, Ranciro. Ah, lì, ok. C'è una leva lì? Non ti glitchare. Non ha guardato dentro la porta, non. Magari è una trappola. Minchia, io che mi lamentavo degli DLC dei primi tre Tomb Raider, guarda tutte queste map. Andiamo da qui quindi. Non sarei mai tornato lì, ero convinto di aver fatto tutto. Arancino mi ha trollato. Questa è la triste storia di un arancino trollone. Non c'è nessuna leva qui. Mi sa che non è quello il pezzo. Minchia, se te la meriti tutta adesso. Ciao bambino. Anzi, per te ci vuole questo. Disimpari, cazzo. Te la lascio anche lì, neanche la tolgo. Però l'ho trovato, ma non so come spiegato. Devi fare il salto su parete per raggiungerle. Ho capito, ma se non mi dici dov'era, Ranciro. Il problema è quello. Magari dove del cuore. Qui si può salire. No, dai, il segreto della minchia. Che fastidio, mamma mia. Un never ending story questa. Ogni volta che mi blocco su Tomb Raider cerco la strada e mi trovo un segreto. Sempre così, cazzo.
No, qua. No, sto posto è isolato. Tan tara tan 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 tan. Minchia, se ci si perde pure con il backseating. No, altre spaccature così non le ho proprio viste. Quella l'ho vista per culo, tra l'altro. No, qua ho guardato 10 volte, non mi riguardo nemmeno. La zona che ho guardato meno in assoluto è quella di start. Perché ho detto, vabbè, cosa si potrà mai fare lì? Invece lì c'era la zona nascosta, le torce, il fuoco, i ricchini, è tutto qui era. Magari c'è anche quella parte lì, va. Che ci fa? Una punizione per Aranciro perché mi dà informazioni sbagliate, Arta. Che boicotta. Come Moro. Dix per Arancino, ma è impossibile da descrivere. Dove c'è la porta con la leva che porta nella zona dove ci sono due edifici, dove quello a destra ha un riquadro su una parete sopra dei gradini, che forse è una porta, nel lato di quell'edificio che dà sul recinto si può salire. Ok, fammi togliere Sacinta. Chiarissime. Ma dove c'è la porta con la leva che porta nella zona dove ci sono i due edifici? Quindi. Sarà questa? Questa dirai, no? I due edifici saranno quelli, no? O intendi quelli come edifici? Devo andare a vedere i mulini, quindi. Qua. Il riquadro immagino sia quella. Sì, è una porta. Nel lato dell'edificio che dà sul recinto si può salire. Qua. Qua si può salire dove? È uno di quei salti con la recinzione. Ah, vabbè, no, non ci sarei mai arrivato. Sì, morivo qui, ragazzi, altro che. Cioè, ma i segreti me li hanno messi in un buco. Uno era visibilissimo, e poi per andare avanti devo fare ste cose, ma stiamo scherzando? Capisci che il level design è una merda? Se lo fa una persona sola che non gli dice quando fermarsi? Se è un segreto mi picchi. Metto per tutta la live la musichetta, raddoppiata. Con velocità per due. No, che sembra esserci una leva. Vabbè, però si apre quella porta lì. Che mai detto? No, ok, c'è una cutscene. C'è una cutscene. Sarà per andare avanti.
Minchia, se sento Durudum, impazzisco. Se sento Durudum, impazzisco. Dimmi che non c'è una rosa lì. Ok. Ok, c'è una leva lì. Che apre l'altra porta. Non sei ancora fuori pericolo, eh? Dipende tutto da cosa c'è in quel cassetto, Aranciro. Tutto da quel cassetto. No, c'è una botola qui. No. Ok, le monete. GG, Aranciro. Facciamo comunque la musichetta per festeggiare Aranciro, dai. Vale, mi hai fatto anche il good ending. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia, hai fatto il good ending plus. GG, Valen. La velocità normale, sì, velocità normale. Bravo, Valenino. Ti sei anche ricordato dei fantasmini. GG. Salva, che non sappiamo da un bel po'. Sacci. E nessuno ha ancora detto niente della saccina che c'è in basso a destra. Comunque, sono offeso. Sono offeso, ho perso un'altra ora per fare quella gif, maledetti. E intanto vi osserva. La campana. Esordio del Rezar. Qua c'è una scala. Vediamo prima di salire. Ci manca... No, quello è il libro dell'Irlanda. Il bestiario. Book. No. No. Ma a noi ci manca una croce. Merda. Sacchico era più carina, Sacchico non deve essere carino. Ma hai rischiato il ban tanto quanto questa sera. No, l'altra volta c'era Sacchico. L'altra volta c'era lei. Fate tutte e due adesso. Comunque è nuova quella del micio lì. Vale, no, l'ho vista prima quando guardavo se avevano accettato Ayumi Med. E ho visto quel micio lì, ho detto vabbè cazzo, metto anche quello.
Medikit. La sfrutti quella povera PS4, Clovis, così la uccidi, poverina. Quanti anni ha Lara in questa versione? Nell'Irlanda mi pare che ne avesse 16, però questa è una custom map, quindi non penso ci abbia pensato all'età, però se è ispirato in tutto per tutto a quella Nara dovrebbe averne se... Ah, ragioni logistiche. Soprattutto su questa inquadratura a 18 anni, eh. Soprattutto in queste inquadrature. E in questa ancora di più. Cina. Dove stiamo andando ad infilarci, ho paura. Che è stato? Che è sto rumore? Oh Gesù. Via! Via! Ok, non mi hanno manco colpito. Però ho sentito un rumore. No, è chiuso, ma che trollata. L'arpa! L'arpa di Arta, da. L'arpa di Arta. L'arpa di Arpa. Cioè che c'è qualcosa in mezzo a sti scheletri. Oh merda, no, come nel 4. Pesante questo. Ma vaffanculo, è un segreto. Non è manco in questa. In qua? Ah. Ah, ok. Figo l'effetto, ma ha messo lì la rosa per farti capire che lì sotto c'era il segreto, ma quello riflesso nello specchio non era il segreto.
Ma fanno danno sti cosi? Sai che sono solo per bellezza. Oh, fai danno? Fanno danno! Sono trollissimi! Ma dai, ha dimenticato di mettere il damage! Che schifo! Ma levatevi dai coglioni! Eh no, per aprire quel cancello ci deve essere un altro modo. E io che stavo lì a calcolare metro per metro. Ma vaffanculo. Ok, è rimasto solo il campanile da vedere. Mi sa che sono tutti. Se... Ah, non me lo dice. Non c'era il coso per le statistiche. Basta, mi fa male io. Come faccio a risalire? Ah no, scivolo. Nulla. Anche perché dobbiamo ancora trovare la seconda croce. Se non ci sia da buttarsi in un altro buco come per quel segreto nella stanza con lo specchio. Non mi sembra di aver visto altra roba. C'era soltanto la rosa riflessa. Ah, ma è qui l'altra croce. Cioè, questa l'hanno messa così a cazzo che l'altra è salti mortali per prenderla. Vabbè. Va bene, va bene. Hai visto, Moro, alle treccine? Non riesco più a trovare la strada per passare la panchina, Moro, aiuto. Ok, l'ho trovata, grazie, Moro. Cosa succederà adesso? Ho pensato pure io alla porta dell'arpa, però non... Cioè, se fosse stata così lontano, me l'avrebbe mostrato. La regola di Tomb Raider è che se la leva non ti mostra quello che fa, vuol dire che te lo fa proprio... vicino, 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 vicinissimo a Lara. Quindi deve essere successo qualcosa in sta stanza. Sì, vabbè. Altrimenti lo sviluppatore è un cane, ragazzi. Cioè non segue nemmeno le regole dei Tomb Raider. Tra l'altro sento ancora gli scheletri menare le spade da qui. Il pulsante in alto nella croce. Quello? No, non è un pulsante. Mi sa di sì che ha aperto sotto. No, non dire così, Tom.
provocato Cthulhu. Ah, arriva il culo. Se Tom avesse ragione. I suoi scheletri finti. Oh, si è aperta. Ho capito, ma me lo devi mostrare se è così lontano, brutto bastardo, stronzo.